Bentornati su Megaton Musashi Wired, benvenuti in questo nuovo appuntamento. Nello scorso video, ne sono successe di ogni, non tanto quanto quello che è successo a Solon, ma comunque è stato un bel episodio. Siamo andati a Togomon insieme a Yamato e a tutta quanta la sua cricca, abbiamo esplorato insomma questa nuova città che ospita anche i rifugiati di Solon per l'appunto, che però hanno subito questa riprogrammazione mentale che ormai conosciamo bene, e con Arshem e anche con Victor Jaeger siamo arrivati in questa città che è un insediamento di soldati Draktor sopravvissuti. Quindi parliamo con Balto e vediamo che cosa c'è da fare per oggi. Per la cronaca non mi fido ancora di voi, ma insomma ti abbiamo mostrato che siamo comunque fatti della stessa pasta. Però sembra che loro se la stiano cavando bene con l'aria che tira per la terra distrutta, che non è aria buona a quanto pare, è aria inquinata. Tra l'altro, i due sottoposti di Griffas se la stanno chillando con i terrestri, quindi secondo me stiamo arrivando al capolinea, non manca poi molto. Ok, dunque, Shigehiro secondo me vuole tornare a fare il sindaco, però vuole anche vivere. Quante volte vuoi ancora raccontare questa storia? Beh, ovviamente si è ubriacato e quindi quando bevi quello strano liquido. Sì, i giapponesi purtroppo non reggono bene l'alcol perché hanno un enzima che è molto più lento nell'assimilazione dell'alcol. Rompe le molecole molto più lentamente, quindi fanno prima a ubriacarsi. Tra l'altro c'è quello strano figuro che è apparso anche poco fa. Vorrei capire chi diavolo è. Però Balto vuole conferire ovviamente con la regina. Perché è venuta in questo posto con gli Little al seguito? Non guadagna nulla unendosi a noi. Nessuno verrà in aiuto di alcuni della milizia e della classe inferiore abbandonati sulla terra. Certo. Ho sempre combattuto per Xidol. Ma è questo il modo in cui trattano la loro milizia della classe inferiore. Lamentarsi delle ingiustizie non serve a nulla. Non è questo il mio intento. In realtà sono contento che le cose siano finite in questo modo. Cerchiamo disperatamente di sopravvivere, condividiamo il nostro cibo, parliamo tra di noi. Non ci sono Shida o Little, né comandanti o soldati, siamo tutti uguali. Mi piace vivere qui, anche se detto questo... Niente, mangiamo. Ah, ok. La carne della terra è sorprendentemente buona. Questa non è carne che mangiano gli umani. Probabilmente è carne dei worm. Ma quindi loro devono anche usare dei farmaci di acclimatizzazione ambientale per spezzare le molecole della carne che... terrestre? Oh, Veloa, eccolo qua, va, Veloa Guidez. È messicano lui. Sì, i cibi di questo pianeta sono molto strani. Lo pensi anche tu? Cosa mangiate voi in genere su Xidol? Nel mondo dei Terran c'è un cibo stranissimo che chiamano Udon. È molto buono, sì. Gli Udon sono dei spaghettoni giganti bucati. Dovrebbero essere bucati in teoria. Ashimuraiya. あなたはシドルの姫君ですね。そして、あちらにおられるのが女王クローゼード様。あなたは何者？私はベローア・ギデス。かつて衛兵として城に仕えていたことがあります。お会いできて実に光栄です。そうですか。ですが、時が来るまでこのことは他の者には。承知しました。しかし、 姫君の行動にご縁の一人もいないとは。かつては言いました。本当に信頼できるものが。姫を最後までお守りできるとは不甲斐ないですね。いえ、違います。その者は命を懸けて私を守ろうとしていました。私と私がやろうとしていることをあれほどの心強いナイトは他にいません。しかし、姫を残して無責任に死んでいく男などはナイトと言えるのですか？ アーシム。あ、バルトさん。見せたいものがある。ちょっと来てくれないか。わかりました。今行きます。くれぐれもここでの会話は内密に。
Ok, conversazione particolare, ma vabbè. Non capisco cosa voglio ottenere. Ah, ecco, mi sembrava strano, infatti. Ho preso contatto con la principessa. Continua a sorvegliarla, non fare ancora rapporto a Griffas. Ma Velua, l'abbiamo già sentito, Velua, mi pare di sì a me. Perché ce l'ho stampato nel cervello come un nome già sentito? Se non sembra pronta a unirsi alla nuova Xidol, uccidila. Cosa? E lo fanno passare come un omicidio di questi? Dove stiamo andando? Il percorso all'interno della nave continua. È più all'interno. Cosa? Il percorso interno della nave continua e ancora più all'interno. Che significa? L'italiano qui si è suicidato, probabilmente. Ma comunque. クレーター。ここは地表で拾った残骸を修理し、戦闘メカ同士で格闘させる、いわば闘技場だ。目的を失った兵士たちが生きる活力を見出す場所だ。戦うことが生きる活力に。生まれし時よりシドル兵が教えられるのは戦いの術のみ。皆戦うことでしか自分の存在を実感できないのだ。俺を含めてな。これから。どうするつもりなのですか。さあな、わからないんだよ。俺たちは何のために、どこへ向かえばいいのか。È bello comunque che continuino, nonostante tutto, a divertirsi in un certo senso. Però quel cratere l'hanno creato loro o era un insediamento terrestre che però è andato in rovina? Perché sembra tutto quanto olografico in realtà. Ed ecco anche Victor. Un'arena, sembra interessante. Possiamo partecipare? Beh, sarebbe interessante partecipare in effetti, non chiedevo altro. Combattere contro dei buoni piloti è un buon modo per imparare. Devo ripassare un po' e dovrei anche prendere degli altri pezzi, veramente. Ma le missioni, il tempo per farle, boh, a trovarlo. Se no l'avrei fatto un pochino con... Se ci sono poi da fare con Arshem, perché se no le parti come le prendo per migliorare Musashio? Sono io il tuo avversario, ma fai attenzione. Qui siamo tutti guerrieri esperti. Lo so. Ok, ce ne sono un po'. Ah. Ok. Andiamo. Oppla! Sì, lo so che mi stai prontando dietro, ma quello se deve aspettare un attimino, se deve aspettare, perché ora ho da fare con il suo amico. Dov'è? Fuori portate, mo' mi avvicino. Non scappare. Eccoti qua, accontentato, ok? Ah, altri? Ok. Vai, beccatevi questo, vai. Mangiatevi il mio piombo. Che piombo, non è piombo, sarà... Una lega di metallo super elastica e che resiste agli urti, perché deve muoversi, deve impattare.
Non lo so, sinceramente, non ho studiato meccanica quantistica o quello che serve per realizzare delle armature di questo tipo, ma comunque. Guarda come ce lo gioco, faccio palleggi come Ronaldinho! E gli ho rotto anche l'armatura. Beh, via. Il taglio era giusto per completare. Allora, ho anche altre armi, no? E cilindro impulsi? Ah, bello, cilindro impulsi. Blaster ci vuole, sì. Vieni un po' qua, tu. Oh, e mena, per favore. Oh, allora. Che stiamo a fa' qua? Ma ragazzi, no, no, meno di più con questo, meno. No, vai, tripletta. Ah, no? No, niente tripletta? Che seccatura. Mi curo perché mi stanno a fare un bel po' di danni. Vola in alto. Ah, ti ho rotto la difesa. Ah, come ti piace ora? Guarda questo, guarda, guarda, guarda. No, mi ero difeso. Così avevo fatto, guarda. Vedi questo? Che in realtà è il tasto per difendersi. No, guarda un po'. Oh, come te lo rompo la difesa così. Grazie. Vediamo un po' se ho preso qualche pezzo buono, perché mi servirebbe qualche pezzo buono, eh. Allora, le armi sono salite di livello, il che... ok, tutto sommato. Oddio, forse le gambe. Allora, Balto, ti è piaciuto il mio spettacolino? Ti va di combattere? Sì, l'abbiamo appena fatto. Queste unità avranno prima bisogno di qualche manutenzione. Chiederò a Tetsuo di darci un'occhiata più tardi. Grazie. Vi sto solo ripagando per il pasto. Cavolo, costoso sto pasto. Ci hai fatto divertire, torna a combattere quando vuoi. È tipo un allenamento, quindi magari, se veramente ci possiamo tornare quando vogliamo. Allora, la parte di storia con Arshem è finita, quindi ora dovremmo switchare a Yamato, giusto? Abbiamo finito di analizzare i rogue che abbiamo trovato a Zaxxon. Sembra che sia un nuovo modello di Brahm Soldier. Brahms, non Brahms, Brahms. Tutti i rifugi hanno dei propri rogue che si discostano dal progetto base. Molto interessante. Ah, veniamo a questioni più annose. Siamo riusciti a raccogliere altri frammenti dati su Zaxxon. Siamo anche riusciti a identificare i rogue che hanno attaccato dai loro rottami. Sono senza alcun dubbio rogue terrestri. Com'è possibile? Una possibilità è che i Tractor abbiano rubato alcune delle unità della Terra. Perché avrebbero dovuto farlo? Aspetta, è impossibile che alcuni terrestri abbiano disertato e siano passati con i Tractor. Oh, cavoli. È vero. Io non so come funziona un disturbo da stress post-traumatico, ma lei sta male di continuo. Ma quello è... Ehi, Jun. Capitano. Ultimamente ti comporti in modo strano. Perfino adesso hai lo sguardo perso. Non è molto carino da dire, ok? Ho delle cose da fare, quindi vado. Grazie per aver pagato il conto, capitano. Ehi! Jun. Già. Jun. Oddio. Ma... cosa?
Bene, ho portato le decorazioni per la festa, quindi non resta che metterci al lavoro. Questo posto brillerà da cima a fondo. Il boss ama sempre un bello spettacolo, riesco così già a vedere la faccia che farà. È un giorno di festa? Aspetta un attimo, tu sei... Oh, ecco qua i due sottoposti di Griffiths, va. Se il dolore allo stomaco dovesse peggiorare, torna per un'altra visita. Ok. Peccato che la mamma odia gli ospedali. Rifiutare le cure è piuttosto strano. Sì. Ma la sanità in Giappone è gratuita? Ok, questa è una scena un po' particolare, mi sa, eh. Dove ti sei fatta male? Non sembri ferita. Che poi lui perché entra nelle stanze delle bambine così a caso? Non sono ferita, sono malata. Oh, allora riposati e ti riprenderai. Non mi riprenderò. Morirò presto. Oh, eccoti qui. Ehi, non si visitano gli estranei in ospedale, andiamocene. Va bene. Yamato vuole rivedere Arshem. Beh, è normale. Però c'è Kiyoka che dice non mi va bene, no. Perché fai quella faccia? Non stai mica pensando a qualcosa di strano, vero? Ehi. Sto aspettando. Eh? Io sto aspettando te, Yamato. Di che accidenti stai parlando? Me ne vado? Oh, ok. È sempre un idiota. Vado anch'io. Ma sei proprio... cretino. Che succede? Allora. Kiyoka ha detto Yamato, io voglio te. Però lui ovviamente non ha compreso. E... Shizuka disponibile tra i piloti. Ma chi è Shizuka? Ah, rieccoci con loro. Chissà se magari deciderà di aiutare la bambina che sta per morire. Si sta facendo un po' tardi. Per te è ok aver saltato il lavoro oggi? Non c'è problema, è così che deve andare. È così che deve andare, cioè come sempre? Certo. Wow, ehi. Forse Xidol. Griff ha suonato alcun ordine di attacco. I guerriglieri hanno trovato questo posto. Ehi, ma l'ospedale non sta andando a fuoco? Che cosa? Aspetta. Ci picchia. Un attacco dall'esterno sta facendo esplodere i settori inferiori dell'Ixia. Perché ci sono dei nemici sotto di noi? Il nemico deve stare usando le grotte sotterranee qui vicino per attaccare. Dispiegate i nostri rogue. C'è ancora gente là dentro. Beh, ovvio. Cosa stai facendo? Perché non rischiare la vita solo per salvare qualche Terran? Non provare a fermarmi, Mrs. Yura! Sono un cavaliere. Un cavaliere è forte proprio perché protegge i deboli. È quello che mi hanno sempre insegnato. もし他のものよりも短いのなら残された時間を
大切にすべきではないのか。 Attaccandola sottoterra. Maledetti, gliela farò pagare. Vai chiamato più arrabbiato della rabbia nera. Non sarà una battaglia semplice. Dovranno fare attenzione a dove colpiscono se non vogliono seppellire tutti vivi. Sembra divertente, anche se finire sepolti vivi non è il massimo. Imparerò molto osservando questo combattimento. Perché ti hanno messo da parte, Teru? Non lo so. Ok. Lasciatemi andare. Voglio che la gente sappia chi sono. Provo anch'io lo stesso, ma non posso lasciartelo fare. Per caso sai duplicare una chiave magnetica? Eccoci qui, pronti. Ho sviluppato l'attrezzatura perfetta per questa situazione. Si chiama braccio trapanatore. Braccio trapanatore? È l'arma dei sogni di ogni ragazzino. L'arma dei sogni di ogni ragazzino non è un braccio trapanatore. Usalo e basta, ti aiuterà moltissimo, ne sono sicuro. Ma stanno davvero attaccandolo sottoterra? Beh, di sicuro ci stanno attaccando. Non importa da dove ci attaccano, li sconfiggeremo. Ma oggi è entusiasmo da vendere. Ti pare? Ma... come sempre. Oh no, Tata, riprenditi, Tata. Belli, i migliori. Oh 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 oh. Ok, nuova arma, braccio trapanatore, equipaggio la sua unità di droghe di Yamato. Chi sapeva dell'esistenza di questo posto? A ogni modo, è a ritrovare questi tizi. Sì, Yamato. Il nemico sta attaccando Ixia da qui, giusto? Sì? Dove sono? Stanno cercando di attirarci in profondità. Vorrei proprio giocare con Yamato. Ok, allora, prendo lui. Giusto per il braccio trapanatore. Poi dopo cambio con Jun, ok? Me lo sono un attimino... Mamma mia! Ma che arma è? Oddio santo, che bello! L'attacco stupendo, ma attenzione! Ma sono delle talpe! Però amico, devi stare fermo, eh! Allora, vado... Oddio! Attenzione a questo! Mamma mia, ragazzi. Bella! Santo cielo, che succede? Sarà più difficile avvistare il nemico a causa del campo magnetico presente nelle grotte. Sì, ci ho fatto caso, sai? Oddio quanti danni. Il nemico può sfugare dal nulla, quindi fate attenzione. Ah, grazie per il suggerimento. Ok, Wolf. È l'istruttore Wolf per te. Stai buono. Oh no. Aspetta, aspetta, aspetta. Ok, andiamo. Ma quanti ce ne sono? No, Jun, non riesci a respirare. Stai bene, Jun? Calma, calma. Reiji! C'è una cosa che voglio mostrarti, Jun. Felice anniversario, boss! Lo sai che giorno è oggi? È il giorno in cui ci siamo conosciuti, 2 anni fa! Quindi abbiamo deciso di mettere su per te uno spettacolo in grande stile, capito? Ragazzi... Boss... No, Jun, ti ricordi quando ci siamo conosciuti per la prima volta? Quando siamo saliti sul palco?
Stavo aspettando il mio turno. Tu tremavi come una foglia e non riuscivi a muoverti. Tutto bene, Jun? Sono qui solo perché mi avete chiesto di aiutarvi. Ma se salgo su quel palco finiranno per bullizzarmi, come tutte le altre volte. Mi lanceranno robe e mi insulteranno, lo so. Non ci riesco, non ci riesco. Jun, se qualcuno prova a fare qualcosa, ti proteggiamo noi. Ci siamo noi con te, a prescindere da tutto. Se falliremo, falliremo insieme, piangeremo insieme. Ma allora, se andiamo bene, possiamo festeggiare insieme? Certo, siamo sempre al tuo fianco. Ok, lo farò, salirò sul palco. Lo farò con tutti voi, non scapperò. Questo mi fa tornare in mente tanti ricordi. Sei fantastica, Jun, non sei solo un idol. Rischi la tua vita combattendo là fuori. Aspettate, lo sapevate? Sì, siamo venuti a saperlo. Non ci tornavano le cose. Parlavi sempre di come le cose in città fossero strane e poi hai smesso all'improvviso. E sei decisamente troppo atletica per cadere dalle scale e farti male in quel modo. È a quel punto che abbiamo capito il vero motivo. Abbiamo capito che c'era qualcosa di strano quando Rage è venuto a nascondiglio per prendere in prestito un video. Così abbiamo iniziato a chiedergli informazioni e... ed è così che abbiamo saputo della città. Capisco. Non so bene come dirtelo, ma siamo orgogliosi di te. Ricordatelo. Non sei da sola. I KJ sono con te a combattere al tuo fianco. Qualunque cosa accada, noi siamo i tuoi guardaspalle! Avete ragione. Non sono sola. Devo andare avanti. Siamo sempre insieme a ogni passo. E ogni passo che faccio segna il nostro cammino. Il mondo è solo un grande palco. E quel palco ha bisogno di me. Riesci a camminare, Jun? Ma certo, sono Jun Kirishima. Affronterò il mondo intero. Hiya! Ed eccola che è tornata, Jun Kirishima. Ready? Let's go! Dove sono i nemici? Non si vede niente? Non importa! Faccio brandelli tutti! Dov'è? Ok, devo stare attento però a non prenderci troppe botte. No, ho sbagliato. Mamma mia, ragazzi. Ma non ho preso niente, nessuno. Cioè, capisco che non posso puntarli, però... cioè, beccameli comunque, dai. Un minimo. Ottimo. Oh, yeah. Così mi piace, Jun. Let's go. Ah, quello c'ha la difesa, aspetta, eh. Vado a malmenare questo, che è ancora a terra. Bello! Wow! Grande! È bello rivederti in azione, Jun! Sì, è bello. Ok, ci siamo ora. Mogura classe fusione. Va bene. Ok, allora. Ah, Mogura perché è la talpa, certo. Sembra tanto lo scontro finale. Allora, Jun, io ti voglio bene, però devo menare le mani. E questi danno un sacco fastidio, quindi...
Yamato Mena. Devo menare, ragazzi, devo menare per forza. Che succede? La grotta sotterranea ha subito troppi danni, sta per crollare! Oh no! Possiamo fare qualcosa? Usa la funzione Kabuki! L'attiva! Ok, ci penso io! Oggi è sotto unità di Jun! Usa la funzione Kabuki! Che cosa? Va tutto bene, Yamato! La vecchia Jun Kirishima è tornata! È ora di mettere in scena un vero spettacolo! Va bene, ma chiudi in crevetta la faccenda, Jun! Non c'è bisogno di ripetermelo! Gelo assoluto, ok, sì, ho letto un attimino molto velocemente... Ok, dov'è? Eccolo qua. Dov'è però? Scusami. Sì, però dai! Sì, vabbè, ma che cos'è? Ma è bellissimo. Sì, quell'enorme esplosione alla fine. Cavolo, che bella sensazione. Davvero? Sì, amico mio. Let's go. Mamma mia, che bella. Guarda lì come si pavoneggia. Eh beh, gliel'ho messa io quella posa. Wow! Il cibo è quasi pronto, solo un altro po' di pazienza. È stato incredibile, si è buttato nell'incendio, ha salvato una bambina. Non fare preoccupare i tuoi genitori in questo modo, smettere di metterti in pericolo. Tutto bene. Non è niente di che. Come stanno le tue ferite? Ho saputo che ti hanno tolto le bende. Sì, sono completamente guarito grazie a voi. Non avrei mai pensato che un leader si preoccupasse per noi. Siamo della milizia della classe inferiore, sacrificabili. Siamo nati in circostanze differenti. Ma liberandovi delle catene della vostra nascita potrete trovare la vostra strada. Lei la vede questa strada? No, ma la creerò con le mie stesse mani se necessario. Gentilezza è una grande forza di volontà. Ma senz'altro le qualità che si addicono a una regina. Demir, se fosse stata Arsham a guidare Xidol, sarebbe stata in grado di proteggere il pianeta? No, il Zaid è troppo potente. Le manca ancora il potere necessario per poterseli opporre in modo efficace. Un nuovo nome, un nuovo nemico, giusto? ショタイフ名の敵の攻撃により、シドルの14の都市がいずれも消滅しました。消滅しただと。宇宙にこのような汚らわしい星があってはならぬ。派生種の存在をエルゼドは認めぬ。このままではシドルは全滅です。残った全兵力をもって徹底抗戦に出るべきです。
星を捨てるだと。女王の判断には承服しかねる。戦って散っていった者たちにどう顔向けするというのだ。エルゼドの星の檻を破れるスキュラメタル母船は 4500隻。救えるのはわずか4%の民のみです。それでも私はシドルは新天地を求めて旅立つぞ。 17万光年の先に居住可能な星を見つけました。長き旅になりますな。アーシェムよ、あの星を撃つぞ。私はシドルを救うために黒い魔女となろう。陶器星の者たちよ、9年の後その星は征服されるであろう。 Negli ultimi mesi abbiamo ispezionato ogni singolo rifugio. Sono stati tutti distrutti, ma siamo riusciti lo stesso a recuperare i frammenti dei dati. Se ne recuperiamo 6, possiamo sintetizzare i frammenti dei dati e completare un progetto. Anche se raccogliamo i dati, quali sono le probabilità che il santuario esista ancora? Purtroppo non c'è modo di saperlo. Qualsiasi ulteriore indagine richiederà la cattura della fortezza di Martello degli Dei. Sarà una battaglia difficile, ma non ho intenzione di arrendermi. Non perderemo mai la speranza, andremo avanti! Tua figlia ha un'insolita capacità di attirare persone. È mia figlia, è naturale. Nei 3 mesi di permanenza qui siamo diventati come una famiglia. Direi che sarebbe anche ora, allora. Di cosa? Di fondare una nazione. Un ordine di rientro. Hai intenzione di andare? Principessa Arshem, non hai ancora aperto il tuo cuore alla gente di questa città, vero? Perché me lo chiede? I tuoi occhi brillano proprio come quelli del cavaliere che mi ha protetto. Voglio convincerti a lottare per la mia causa e a seguirmi come cavaliere. Non ho alcuna intenzione di diventare tuo cavaliere. Addio. Yamato, è ora. Di già, cavolo. È importante rendere omaggio a chi ha perso la vita nel rifugio. Non arrivare in ritardo. Lo so, abbiamo un lungo viaggio davanti a noi. Mi chiedo cosa succederà a Lixia. Parlando sia in senso letterale che figurato, c'è un grosso muro di mezzo. Ma presto avremo più informazioni. Intendi dire la fortezza nemica? Sì, in ogni caso, come piloti non abbiamo altra scelta che aspettare gli ordini. Chissà. Bene, 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 mi sa che questo è un nuovo capitolo. Tuttavia, non ho intenzione di fermarmi qui, o meglio, sì, mi fermo qui, ma prima vorrei vedere un attimino rifugio. Cosa possiamo vedere quando andiamo a fare rifugio? Inizia questo incarico. C'è semplicemente da combattere, forse? Le raccolte di frammenti di Zaxxon procede bene, ma ci siamo resi conto che manca un'informazione fondamentale. Stiamo ampliando il raggio di ricerca e richiedendo il recupero di frammenti mancanti. Dobbiamo scortare la squadra di ricognizione e fornire loro supporto. Ah, quindi si menano le mani. Ah, ma devo farle poi io. Quindi è come se semplicemente noi le attiviamo e poi dopo possiamo farle. Ad ogni modo, direi che per questo video è tutto. Nel prossimo cercherò un attimino di potenziare Dynamo Gear. Ad ogni modo, per questo video è tutto. Vi ringrazio per averlo seguito e in descrizione trovate come sempre tutti quanti i link per i miei social e ci vediamo al prossimo video. Ciao!